A tutte e a tutti. Eh, oggi eh, Valerio Varesi eh, ci parlerà del noir come romanzo sociale. Eh, qualche parola su Valerio Varesi, eh, eh, è un, un ottimo scrittore. A proposito di noir o di gialli, come si dice in Italia, ehm, Le Figaro, il prestigioso Le Figaro, eh, ha scritto che. Eh, Valerio Varesi e il Georges Simenon eh, italiano, eh, per dire l'importanza che eh, hanno i suoi eh, romanzi noir. E, eh, Valerio Varesi non ha scritto soltanto questo, per esempio, ha scritto la trilogia della Repubblica: sono tre romanzi: La Sentenza, ehm, Il Rivoluzionario e Lo Stato di Ebrezza. Che Ehm, percorrono la storia italiana dal 1944 al 2012 e recentemente ha scritto un bel romanzo, L'ora buca, eh, nella quale si racconta eh, come nell'epoca della, eh, eh, della big tech, della tecnologia avanzata, eh, si possa accalappiare il consenso delle masse. Ma stasera Valerio Varesi è qui con noi parlarci del noir, perché lui ha scritto eh, molti romanzi che hanno pro protagonista il commissario Soneri e, 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 e quindi eh, di questo, del noir, eh, parleremo. Eh, ci sono tanti modi per mh, definire questo, questo genere che al fondo eh, ha una sua semplicità eh, e cioè è un... Caso di un delitto, un'investigazione e la risoluzione del caso. Al fondo, eh, è questo eh, il noir. Ehm, poi ci sono tanti eh, sottogeneri del noir, insomma, eh, mh, il thriller da una parte, il crime story, il detective story. Eh, in Italia lo chiamavamo giallo dal 1929 quando quando Mondadori cominciò a pubblicare i noir italiani eh, che ebbero un grande successo eh, e furono chiamati gialli Mondadori semplicemente per il fatto che eh, la copertina era gialla eh? se fosse stata, non so, violetto no? sarebbero stati i violetti italiani e, e gli autori, i giallisti italiani sarebbero stati i violettisti, ecco. ma era, era un caso ma da quel momento eh, questi eh, gialli bonadori ebbero un grande successo al punto che le autorità fasciste eh, prescrissero che almeno il 15% degli autori dovesse essere italiano eh, e subito dopo prescrisse che eh, qualsiasi giallo che veniva pubblicato eh, in Italia eh, dovesse essere ambientato altrove perché delitti, eh, mafie eccetera eccetera avrebbero sciupato l'onore della patria ecco quindi mh, per dire eh, eh, il giallo in realtà non nasce dal nulla eh, mh, se rimaniamo soltanto nell'ottocento eh, bisogna ricordare edgar allan poe con i misteri della via morgue bisogna ricordare nel 1850 i misteri di parigi di eugénie No, tanti e questi ebbero un grandissimo successo in Italia. Eh, ci furono tanti autori in Italia che vollero scrivere i misteri di Venezia, i misteri di Roma, i misteri di Napoli. E ci fu un tale che scrisse i misteri di Firenze eh, ed era eh, Carlo Lorenzini, che poi diventa famoso come Carlo Collodi, autore di Pinocchio. Ecco, per dire che ci fu questa. Ma nell'Ottocento qualche cosa di noir eh, può essere rintracciato, eh, non so, anche in Emilio de Marchi, nel Cappello del Prete di Emilio de Marchi, o all'inizio del secolo del 1900-1901, il Marchese di Rocca Verdina di Luigi Capuana, quindi qualche cosa... Del Noir in Italia eh, comincia ad affermarsi e poi, come dicevo, ha la sua esplosione dal 1929 con i Gialli Mondadori. E, mh, un ultimo riferimento che si può fare al passato è eh, mh, Arthur Conan Doyle che con il Sherlock Holmes inventa la prima figura di investigatore seriale. Cioè eh, dopo eh, ci saranno altri romanzi di Conan Doyle con Sherlock Holmes, eh, così come poi spesso avviene nei, nei, romanzi, eh, nei romanzi noir, no? che c'è un investigatore eh, pubblico privato che eh, mh, come dire, eh, co eh, costruisce una serie. E, ma in Italia in realtà i, i grandi capolavori noir eh, sono del, dopo la seconda guerra mondiale. L'edizione definitiva eh, di quel pasticciaccio brutto di Via Merulana è del, eh, del 57, e, eh, la, e nel 61 eh, c'è Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Quindi, questi sono i grandi capolavori. Che eh, eh, aprono la strada del, al, al noire italiano. E, eh, io vorrei eh, eh, introdurre la prima domanda che faccio a Varesi, la mia breve introduzione, fortunatamente è finita qui. Eh, eh, con la lettura di un piccolo brano di quel pasticciaccio brutto che vorrei che commentasse perché dicevo prima il giallo strutturalmente, il noir, il thriller, eh, è semplice strutturalmente. No? Il caso di un omicidio, l'investigazione, la risoluzione del caso. Eh. Mm. Eh, eh, però eh, però eh, Francesco Ingravallo, che è il commissario eh, che deve seguire quel pasticciaccio brutto di via Merulana, eh, dice. O meglio, Gadda gli fa dire, le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto che dir si voglia di un unico motivo, di una causa singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, eh, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche, nodo, o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla romana vuol dire gomitolo. Ecco, io vorrei che Valerio eh, cominciasse il suo discorso eh, commentando eh, Don Gravalli del pasticciaccio brutto. E intanto un grande saluto a tutti, grazie di avermi invitato, grazie al professor Castellari. E questo passo di, di Gadda è come dire, il riassunto di quello che si può definire il giallo oggi, il giallo sociale, perché dà una definizione del delitto che è perfetta e che eh, in qualche modo determina una cesura tra il giallo classico con Andoliano e il giallo invece il noir contemporaneo, vale a dire. Se il giallo classico era caratterizzato appunto da un investigatore privato, seriale, che poteva essere Sherlock Holmes, Miss Marple oppure Poirot, era come dire la manifestazione di un giallo eh, quasi enigmistico, geometrico, dove i, i personaggi e i, gli investigatori erano... Onniscienti, sapevano quasi tutto no? di balistica, di antropologia, di criminologia, di chimica eh, e riflettevano quell'idea positivista del mondo che era, apparteneva a quell'epoca dei primi anni, i primi decenni del Novecento. Ecco, Gadda invece dà un'altra definizione molto più moderna e, e direi stimolante: cioè il delitto non è solo la determinazione della. Del libero arbitrio di un individuo che decide di uccidere, ma è la, certo anche quello, ma è anche la composizione di tutta un'altra serie, quella che lui chiama la depressione ciclonica o gnommero, gomitolo, un gomitolo che ingarbugliato. è ingarbugliato, che ha bisogno di tanti bandoli, non ce n'è uno solo per, per dipanarlo, ce ne vogliono tanti. E questa depressione ciclonica è la composizione di queste forze che in qualche modo fanno sì che il delitto poi venga commesso, senza le quali probabilmente non ci sarebbe neanche il delitto. Allora è proprio questa zona intorno ecco, che io eh, indago e che il giallo o il noir contemporaneo indaga, cioè perché succedono i delitti, non è tanto più la domanda classica chi è stato a uccidere, eh, l'interesse invece si sposta da un'altra parte, cioè si sposta su ciò che l'ha provocato, quindi la domanda è perché qualcuno uccide qualcun altro. E da questo punto di vista, ecco, tutta la, la, come dire, la composizione, l'essenza vera, almeno per me, di quello che è Noir oggi, è la ricerca delle cause anche, diciamo così, contestuali, sociali del delitto. E, e da questo punto di vista il, il, il giallo non è solo appunto una... una Un'indagine un chirurgica, ma è qualcosa che si allarga alla società, e quindi per questo oggi è definito giallo il, un, un romanzo sociale, perché è, è come se attraverso il delitto si, a, si aprisse una fenditura per capire cosa sta sotto alla crosta che noi vediamo, no? cioè quello che ribolle, quello che provoca poi alla fine l'esplosione, il geyser no? del, del delitto. E questo è il Secondo me, la cosa più interessante. In un'epoca come la nostra, dove dopo il la grande stagione del realismo, che finisce più o meno con Pasolini, insomma, in quell'epoca, eh, noi ab non abbiamo avuto più una letteratura che si sporcasse tanto le mani con il reale. E qui c'è il giallo oggi, almeno una parte, poi diremo, eh, già il professor Castellari diceva le varie diciamo, ramificazioni della. Del genere, però quella che a me importa di più e quella di cui voglio parlare oggi è proprio quella che indaga la produzione del delitto attraverso un'analisi anche della società. Due, co un'ultima cosa su Don Ciccio in Gravallo, io penso che eh, vorrei essere colui che ha. si dice sempre che uno scrittore. Eh, Ama ah, un altro libro perché avrebbe voluto scriverlo lui. No? ecco Io non solo avrei voluto scrivere il pasticciaccio, ma avrei voluto che fosse mio Don Ciccio in Gravallo perché è un personaggio straordinario. A parte la sua insomma, ricchezza, mh, che è di Gadda, questo grande facitore di lingua, ma, eh, Don Ciccio viene descritto in questo modo: sembrava sempre alle prese con una laboriosa digestione, perché sono un po'. Sembra assonnato e assente, no? poi sul bavero aveva sempre le macchioline d'unto residuo di pranzi che lui faceva in, in osteria. Ma sotto i riccioli neri ha, ha i bernoccoli metafisici, cioè, quindi è uno che riflette sulla realtà e non è un, un commissario così eh, prorompente, ruente, no? È uno che osserva esattamente come poi sarà il grande, sì, grande Megre di Simenon, cioè commissari induttivi che non deducono come Sherlock Holmes o Miss Marple, ma assorbono dalla realtà eh, tutti gli elementi che poi permettono loro di risalire dal particolare all'universale. Anche il commissario Franco Soneri, ma ne parleremo dopo. No? E, eh, dal momento che eh, hai parlato di un capolavoro. Io credo che tu ci debba dire qualche cosa anche di un altro capolavoro, quando i ragazzi e le ragazze sentiranno questo, la, questa, la, la, la trasmissione di questo incontro. Eh, avranno alcuni testi, ecco, tra i quali Il giorno della civetta, no? e, mh, è un altro capolavoro. Mh, mh, Italo Calvino ne fu così entusiasta nel 60 quando vide no, il dattiloscritto di, di Sciascia che voleva assolutamente che in Audi pubblicasse, anche se era un po' fuori collana, eh, Il giorno della Civetta che infatti fu, fu pubblicato grazie a Italo Calvino nel 61. No? È una scrittura veramente limpidissima, limpidissima, è un congegno narrativo perfetto ed è il primo romanzo sulla mafia. Eh? C'è soltanto un'osservazione eh, di eh, Sash eh, che vorrei eh, mh, citarvi, ecco, vorrei farvi. Eh, dice Sash, una visione della vita, una regola di comportamento a proposito della mafia, un modo di realizzare ed amministrare la giustizia al di fuori delle leggi e degli organi dello Stato, ma aggiunge ma godendo anche dei favori dentro gli organi dello Stato. Definizione perfetta, eh, mh, così importante questo libro che fu anche una delle cause eh, per cui due anni dopo il Parlamento avviò la prima indagine parlamentare sulla mafia. Eh? Il giorno della civetta proprio è un, uno spartiacque nella storia. Eh, non soltanto letteraria, ma soprattutto culturale e politica eh, della, eh, mh, italiana. E mi piace citare Sciascia perché celebriamo quest'anno il centesimo anniversario della nascita, eh? nasce nel 19 1921. Ecco. Dici qualche cosa su Shash eh, Sasha è triste constatare che la sua riflessione sulla mafia è ancora validissima oggi, no? tant'è che in Parlamento ci sono inquisiti per mafia o camorra e questo ci fa ricordare un altro grande siciliano che è Tomasi di Lampedusa no? quando ci raccontava che bisogna cambiare molto per, non, per, per mantenere tutto uguale a oggi. Sciascia appartiene a quella generazione, intanto che come Pavese, Vittorini e Calvino, eh, i, come dire, insofferente del fascismo, si rivolgeva alle letture d'oltreoceano, no? quindi, lui leggeva gli americani e leggeva anche Chandler, leggeva, insomma, i, i ammette, quelli, l'Hard Boiled forse, io penso, credo che... Sì, l'Hard Boiled ha, School. Ecco, sì, ecco, lui leggesse eh, sicuramente eh, e, e quindi eh, aveva questo retroterra anche solo per evasione, però il giorno della civetta è una pietra miliare, perché? Perché credo che sia davvero l'inizio di una stagione del, del giallo, eh, come dicevo prima, sociale, che cosa ci racconta Sciascia? Ci racconta quello che gli italiani non conoscevano, cioè attraverso un delitto, un, un signore che va a prendere la corriera e viene sparato su, sulla piazza davanti a tutti. Scusa se ti interrompo, eh, mh, alla fine se c'è un po' di spazio e se la vostra pazienza ce lo permette, la prima paginetta del giorno della civetta la leggeremo volentieri. Sì, è opportuno, infatti, per inquadra immediatamente con quella capacità proprio eh, di, di buttarci dentro l'azione che, che hanno i grandi scrittori come Sciascia. E quindi, dicevo, questo delitto diventa eh, come il famoso pertugio per guardare dietro al delitto, no? E, e quindi inizia una indagine che Sciascia mette in gioco attraverso un artificio narrativo, prende un carabiniere che si chiama Bellodi, che è di Parma, quindi non sa niente della mafia, e attraverso il dialogo tra lui, stupito, sbigottito, e eh, i, gli, 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 le persone che abitano lì, che hanno visto il delitto, e gli inquirenti che, che sono siciliani, nasce questo scambio. Da cui il lettore poi apprende cosa? Le modalità della mafia che non erano assolutamente conosciute al resto dell'Italia nel 1961. Cioè, il resto dell'Italia credeva che la mafia fosse una sorta di lotta tra bande, no? che si sparavano dai cantoni con le lupare, ma Chasia ci racconta che è ben diverso, l'abbiamo sentito poc'anzi. Cioè, la mafia non è soltanto criminalità, quindi non è soltanto fucilate. È anche intanto un ramo economico molto importante, che è pervasivo della società. Quindi ci sono società che sono controllate dalla mafia, imprese controllate dalla mafia, esercizi controllati dalla mafia. Ma questo è permesso dal fatto che la mafia è arrivata ai colletti bianchi, cioè è arrivata a livello politico. E quindi eh, fa, fa sì che ci sia una, come dire, una assorbimento del metodo mafioso a tutti i livelli della società e questo è, 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 la veri, è il vero salto di qualità che la criminalità organizzata fa, faceva già dai tempi, si dice che persino lo sbarco nel 43 degli americani fosse stato come dire coadiuvato perlomeno dalla mafia, quindi il controllo della, della della società, al controllo dei gangli vitali della, della società era comunque già in possesso della mafia. Ma Sciascia diceva, oltre a questo diceva, badate, la mafia non è che è solo in Sicilia, cioè la linea della palma, la chiamava lui, si è alzata, sta arrivando a Roma, probabilmente andrà... Noi oggi sappiamo che la linea della Palma è, come dire, non ha più confini. Eh, abbiamo assistito, non si parla di mafia siciliana, ma parliamo di andrangheta calabrese che oggi è il ramo più truculento e potente delle, della, della criminalità organizzata. La Germania è perfettamente infiltrata, per esempio, dalla dall'andrangheta eh, nel 2016, se non ricordo male, a Duisburg ci fu una sparatoria, un regolamento di conti dove morirono sei persone a colpi di, di arma da fuoco. Quindi Sciascia ci racconta la società siciliana malata di mafia e questo è il grande contributo che può dare il giallo a, eh, alla conoscenza della realtà. Quindi quando si parla di romanzo sociale Sciascia è proprio lì che lui cioè, ci insegna questo. E poi c'è un altro grande scrittore che vorrei citare, questo è il Nord, che racconta invece un'altra realtà, è Giorgio Scerbanenco, scrittore negletto, accantonato per molto tempo, ma secondo me è un grande scrittore di noir che ci racconta invece la Milano del boom economico, cioè la Milano della cupidigia, del denaro che corre veloce, quindi della, dello scontro anche per il controllo dei nuovi filoni della, della, della ricchezza. E questo è un altro elemento che aggiunge in un contesto molto diverso dal punto di vista sociale, ma è comunque una, eh, come dire, un altro racconto di una realtà di, di altro tipo, ma che va dentro alla realtà, che ce la fa vedere da, da, dal di dentro. Poi, No, no poi, no, poi sul giallo volevo dire questo: che l'elemento giallo è presente ovunque, cioè non è che c'è una categoria. Eh, eh, Raffaele Crovi, che è stato un grande scrittore, poeta, uomo di, di editoria, mi, mi diceva il, il primo giallo della storia è Caino che ammazza Bele. Ma se noi pensate eh, un po'. lo vogliamo mettere così, c'è un giallo perfetto. Ah L'Edipo cioè, è un giallo perfetto con una trama straordinaria che nessuno è mai riuscito a togliere. Ma questo, pensate... questo lo possiamo anche togliere perché potrebbe essere assolutamente eh, scandaloso. Beh, certo, c'è un, un delitto che provoca una peste, c'è un investigatore che è eh, Edipo, il quale scopre che il responsabile del delitto è lui stesso. È assolutamente è, è vittima <ride> investigatore, <ride> e, cioè, cioè. ecco. Poi c'è un altro grande libro che se vogliamo può essere assimilato al giallo: delitto e castigo. Cioè delito, è anche molto di più, ovviamente. Non è solo un giallo, però c'è all'interno una filigrana. perché c'è un delitto, c'è un, uno che indaga, c'è un responsabile. No? Poi è chiaro che tutti i libri come c'è altro, allora lì dopo il valore aggiunto lo dà lo scrittore. Ecco, a proposito di eh, parlavi di Giorgio Scerbanenco, eh, eh, questo mi permetta poco a poco di avvicinarmi a te eh, in particolare, cioè nel senso che poi eh, cioè, in Italia, a Milano c'è Giorgio Scerbanenco, io citerei anche Pietro Colaprico, eh, perché è stato tra l'altro un ottimo giornalista non solo di Nera ma anche su Tangentopoli. Eh, a Torino eh, mh, ci sono Frute Frutero e Lucentini, sì, cioè Carlo Frutero e Franco Lucentini, no? e, mh, e tra l'altro il loro commissario Santa Maria, eh, no, è, è, come dire, è un po' ispirato a Giuseppe Montesano, che è stato un grande poliziotto che ha collaborato con, eh, con Falcone Borsellino. Eh, e poi io consiglierei, se dovessi consigliare, eh, il romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo, che più che essere ambientato a Roma è ambientato in Italia, è un, una storia italiana dal punto di vista criminale. Ecco. E poi appunto eh, mh, ci sei tu, Valerio. Eh, ci sei tu perché eh, mh, i tuoi romanzi, eh, loro hanno la paura nell'anima, un brano della paura nell'anima, ma eh, e, i tuoi romanzi appunto eh, mh, partono da eh, un, un, un fatto criminale, un fatto che deve essere investigato per eh, raccontare un po' la storia del nostro paese, insomma la storia o perlomeno di quella parte del nostro paese che è l'Emilia. No? che è Parma in particolare, ma non soltanto Parma. Eh, per esempio nella paura nell'anima eh, c'è questo, ma poi ne parli tu, no? eh, c'è questo eh, Vladimir che sta terrorizzando eh, le, le montagne sopra Parma, ispirato dal famoso Igor della pianura bolognese di, bolognese, di Budrio, eccetera. No? questo personaggio trasformistico, obliquo, che diventa un'ossessione, che è un po' come il vaso di Pandora che si apre in una realtà dove ci sono molti fatti e piccoli misfatti, quello di Selvapiana, no? di questo paesino, sul, su... e quindi viene fuori un mondo. Ecco, vorrei che mi, ci dicessi qualche cosa di più eh, di questo Soneri che si trova a investigare per caso no? questa, questa vicenda, per caso perché ero in vacanza, semplicemente per quello, questa vicenda criminale ambientata nell'Appennino di Parma. Sì, io mi sono ispirato alla vicenda, come sapete, di, di Igore Russo, che poi non si chiama neanche Igore, non era nemmeno Russo, ma insomma è, è una vicenda vera, eh, Norbert Feller, che è questo serbo, che ha terrorizzato per due mesi la pianura tra Bologna e Ferrara uccidendo due persone. È un caso che io ho seguito indirettamente da giornalista perché eh, io lavoro alla redazione bolognese di Repubblica, quindi in qualche modo ho assorbito le tappe di questo, di questo fatto di cronaca. E quello che mi ha incuriosito era... Appunto, quello che l'impatto che la paura, che il timore di questo killer è in libertà ubiquo, appunto, perché non si sapeva dove fosse no e, aveva sulle piccole comunità come Budrio, come altre realtà del ferrarese, e, de, un impatto che aveva creato tra, la, tra le persone un clima di tensione tale per cui. Alla fine tutti diffidavano di tutti, no? che è un po' quel meccanismo della paura che ci invade in, in, a partire. Eh, questo è un esempio in vitro, se vogliamo, ma eh, che potre, può essere dilatato e applicato a tutto eh, il paese, ma non solo tutto il paese. Eh, questa è un'epoca in cui le paure sono particolarmente sviluppate. Cioè abbiamo oggi il Covid, ma c'è una paura più diffusa che coinvolge un po' tutti: che è la paura del. Del futuro, la paura della propria, del proprio status sociale, insomma la paura di, di crollare dal punto di vista della, del reddito. Ecco, in, quella piccola, in quel piccolo microcosmo si era creata una diffidenza tra gli individui e allora io notavo che, per esempio, chi sentiva parlare la badante russa o rumena nella sua lingua diceva ma questa forse parla con. Il, il, il killer, ma forse tiene bordone al killer perché se è qui deve mangiare, deve, quindi c'è qualcuno che lo, lo, lo alimenta, lo protegge, eccetera. Oppure c'era quello che andava in farmacia e comprava delle, siccome lui era ferito, comprava delle garze, loro dicevano: ma perché compra delle garze? Che, lui non ha, non ha niente. No? Quello che comprava un po' più eh, cibo rispetto al normale, diceva: cioè, Ma chi deve dar da mangiare questo qui? No? O l'idraulico diceva: Ma quella famiglia lì io non ci vado perché non li conosco, eh, chissà poi chi te. Cioè ecco, qui c'era questa diffidenza diffusa. Ma gradatamente è quello che poi io volevo raccontare in questo libro. Era quella paura dell'anima appunto, cioè quella, eh, questa paura fisica di incontrare il killer, alimentata anche dalle raccomandazioni, non uscite di sera, non andate da soli, non andate in posti isolati, posti di blocco, droni, eh, i, i cacciatori di Calabria con gli infrarossi, di... no. cioè tutto un clima da, 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 da regime militare. Tutto questo dicevo ha scatenato quella paura che io chiamo paura esistenziale, quella profonda nell'anima, cioè la paura che abbiamo noi oggi che apparentemente è verso cose materiali in realtà è un'insicurezza profonda, esistenziale appunto, cioè in un'epoca dove non ci sono più speranze, non ci sono più progetti d'assieme, dove le persone si sentono molto sole. Ecco, questo è poi quello che emerge in questo, nel, nel racconto di questo libro e che. In qualche modo io cerco di eh, evidenziare attraverso la, le vicende di alcuni personaggi. A partire per esempio dal parroco che prende gli psicofarmaci, eh, da, da chi. Ma eh, fortuna è che ci sono i due vecchi maestri. Ecco, gli eh, unici che paradossalmente sono eh, sicuri e hanno, mostrano fiducia nel futuro sono due anziani: un, un, anzia un sindaco che ha 90 anni e che però ha ancora preso Dal suo fervore ideale nelle sue, quando insomma, sta, si stava molto peggio ma si aveva molta più fiducia nel futuro. E, e quindi in qualche modo racconto questo nostro mondo che mi sembra molto attuale, insomma, le nostra precarietà esistenziale raccontata e scatenata da questo fatto di cronaca. Era quello che mi interessava. Quindi, al di là della vicenda di Igor, lì c'è un, un, un morto e, e, e c'è uno, uno sparo che colpisce la gamba un cercatore sì, di funghi. Sì. Però non è, appunto, no. è molto no. lontano da quello che certo. viene chiamato il true crime, no? cioè mm. il racconto per quanto il true crime possa essere una cosa straordinaria, pensiamo a Sangue freddo di Truman Capote, è un capolavoro dove racconta la… L'omicidio in, in una villa di, 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 di una famiglia intera. Ecco, se tu mi permetti, eh, un'altra volta parleremo del caso Polonia, perché Polonia è pieno di giallisti, no? ah, sì, sì. Eh, mh, da Carlo Lucarelli, Loriano Machiavelli, la, eh, Grazia Verasani, poi tutte persone, eh, non solo note, ma anche nostre amiche, insomma, no? <ride> che frequentiamo e di cui abbiamo. Parlato, abbiamo presentato i loro libri, alcune recensioni le ho fatte anch'io. No? E, e poi il grande Luigi Bernardi che ha raccolto questo eh, gruppo dei 13 eh, in cui c'eri anche tu per dire. Sì, io con Bernardi ho avuto una frequentazione abbastanza assidua e devo dire che era. Mi piace ricordarlo perché era veramente un sì. maestro, nel senso che ha capito... Un burbero maestro. Un burbero maestro molto spinoso, scorbutico, spigoloso, sì. ma geniale perché aveva capito veramente prima di tutti, secondo me, intanto cosa ha il significato del noir e poi era anche un teorico. No? Lui per primo disse che il delitto a Linovi era un delitto nuovo in questa città, non c'era mai stato un delitto di questo genere. Ed è il primo delitto Questo lui diceva. Eh, sì, questa ricercatrice promessa, allieva di Barilli, mm. che viene uccisa con 39 coltellate in Borgo Via del Riccio. E quella. Qui vicino, qui di fianco, sì. qui di fianco, e quel delitto, disse Bernardi, è il primo delitto compiuto con ferocia metropolitana. Quindi Bologna era cambiata a partire dal delitto. E qui torniamo al giallo sociale. Cioè il delitto è la cartina del tornasole di un cambiamento sociale. Non c'era mai stata a Bologna una cosa del genere, no? Con questa ambiguità, la scritta in inglese sul vetro, eh, questo rapporto molto strano con, con Cianca Villa che poi è quello che è stato accusato di, di omicidio ma soprattutto siamo dopo il 77 cioè era l'ultimo afflato corale di, questo, di questa città, città ma diciamo italiano che subisce la delusione dopo quello c'è una generazione che o eh, si butta nel, nei paradisi artificiali della droga oppure in bocca a strade anche sbagliate, fiancheggiale il terrorismo, cioè una, una generazione delusa, ferita e un po' lo sbando dal punto di vista ideale. Quindi quel delitto è proprio quello che connota. Ricordiamo, però, che attorno al delitto Alinovi ci sono altri tre delitti che sono rimasti misteriosi: quello della, della Polvani sì. e altri due, sempre legati al DAMS, tant'è che in un caso Umberto Eco disse, qui c'era un mandante e si parlò allora del killer degli intellettuali, perché tutti questi, compreso l'Alinovi, erano eh, a che fare con, con il Dams. Eh, eh, Luigi Bernardi mi fa venire in mente anche un'altra cosa eh, eh, che può, se vuoi, diventare una domanda, cioè nel senso che nel gruppo 13 non c'era soltanto la scrittura del giallo. Ma c'era anche la produzione di, 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 di immagini no? eh, cioè il giallo comincia ad entrare nelle eh, come dire, nelle, eh, nelle edicole come, come fumetto come quindi c'è cioè, si sta spostando il giallo anche in altri settori espressivi allora la, la domanda eh, eh, nasce da qui, cioè dal fatto che il, il giallo si imparenta molto facilmente con altre dimensioni artistiche, cioè si pensi all'ispettore privato Philip Merlo no, di, di Chandler eh, che, che diventa nel Grande Sonno eh, interpretato da Humphrey Bogart, insomma, quindi no, l'ispettore... Eh, l'investigatore privato assume questa, mh, questa faccia indimenticabile, no? eh, ma poi c'è anche Serpico di Peter Maas che è interpretato dal grande Alpacino, eh, ehm, oppure per arrivare a un giallo medievale come nel nome della rosa, eh, il nome della rosa di, eh, di Eco. Eh, e Guglielmo di Baskerville che è il, il francescano, che fa l'investigatore di quei sette delitti, sette giorni, assume l'aspetto eh, indimenticabile di Sean Connery. Ecco. E, mh, e, e poi c'è Luca Zingaretti per quel che riguarda, eh, sì, appunto, il commissario e eh, poi dopo c'è... Eh, Gigi Proietti per il commissario Rocca ieri sera su Rai 1 c'è stata l'ultima puntata eh, del, mh, del commissario Ricciardi che è eh, di, di Giovanni De, de, de Giovanni, eh, de Giovanni ambientata, negli del ambientata negli anni del fascismo ma che ha la faccia eh, di Lino Guanciale ecco per dire e, il tuo soneri acquistò a un certo punto il volto di, di, di Luca Barbereschi, no? furono due serie televisive, tre serie su eh, Rai, 2. Rai 2. Ecco, allora, no, non solo questa, eh, questa facile eh, parentela del giallo con altre forme espressive, no? eh, ma cosa succede quando... Un eh, commissario, un investigatore assume quel volto così caratteristico. Ecco, per chi deve continuare a scrivere dei gialli, com'è questa faccenda? Quindi, è una domanda un po', un po' la prima, generale: perché questa parentela così stretta con altre forme estesive. E un po', poi in particolare, perché un autore di gialli. Di noir, che si trovi ad avere in mente la faccia di, come procede? Ma intanto la parentela, secondo me, deriva dal fatto che il giallo si presta molto ad essere interpretato dal punto di vista cinematografico perché molto spesso è azione, è molto movimentato. C'è l'elemento del mistero esasperato, quindi in qualche modo ha tutti gli ingredienti che sono forse più gestibili anche dal punto di vista di una regia cinematografica o televisiva. Forse sarebbe molto più difficile adattare Proust, no? <ride> Quindi, eh, e, e da questo punto di vista devo dire che non solo il cinema e la televisione, ma per esempio in Francia anche il fumetto, le bande dessinées, sono un fenomeno editoriale straordinario e molto spesso hanno come base dei racconti noir o degli adattamenti da romanzi noir, quindi eh, secondo me deriva proprio da, da questo tipo di… Eh, e poi perché molto spesso sono personaggi seriali e il pubblico è molto affezionato, il pubblico è molto abitudinario, quindi vuole ritrovare il personaggio se quel personaggio piace e questo è un elemento. Eh, cosa si prova? Allora, no, per esempio… Non, non t'ho detto il più importante, il più famoso. Eh, quando al, la televisione faceva gli sceneggiati, adesso fa fiction, ma una volta ero gli Beh, eh, Cino Cervi con il commissario Begret. Cioè, è indimenticabile. Cioè, io quando leggo il commissario Begret di Simenon ovviamente c'è, cioè, non ho mica in mente nessun altro. No? Forse è anche il personaggio più interpretato di tutti, perché anche Jean Gabin, <ride> cioè, recentemente sì. quell'attore che fece eh, Mr. Bean, ha mm, interpretato. È. Ecco, beh, Cosa succede allora? Succede allora, nell'autore, per quel che mi riguarda, poco, nel senso che ovviamente c'è un certo orgoglio nel, nel vedere che la tua creatura si fa carne, corpo, muscoli, no? E acquisisce una figura tridimensionale, non è più un personaggio di carta, diventa un personaggio reale e quindi poi la riuscita può piacere o meno. Io devo dire di essere stato abbastanza fortunato per due cose sostanzialmente. La prima è che hanno mantenuto Barbareschi, insomma, abituato a fare un po' il Rodomonte, lì invece ha una recitazione molto più contenuta, molto più vicina, quasi filologica rispetto al mio personaggio e l'altra è l'atmosfera tranne nella terza serie che è stata decontestualizzata con risultati però più mh, non così positivi eh, è l'ambiente la, direbbe gada cimmerio, no? molto nebbioso, un po' eh, oscuro che caratterizza appunto la pianura padana dove io racconto, dove io svolgo i miei romanzi dal punto di vista invece del lettore lì è la reazione è controversa perché c'è chi dice io eh, amavo molto Barbareschi, ma eh, adesso non posso più immaginarlo. Eh, eh, scusate, amavo molto Soneri, ma adesso non posso più immaginarmelo come pensavo io. E in questo c'è l'essenza vera della lettura che parlando dei ragazzi vorrei eh, sottolineare in particolare. La lettura è come una riscrittura del libro. Perché il lettore può reinventare la realtà a partire dal testo. Cioè, io una descri la descrizione di un ambiente me la posso immaginare come mi pare, un personaggio me lo posso immaginare come mi pare. Quindi, in qualche modo io ricreo, a partire dalla suggestione del testo, un'altra storia. Dal, punto, dal momento in cui è oggettivato quella libertà non c'è più. Infatti, molti lettori che incontro nelle presentazioni quando ancora si poteva, adesso non si può più, eh, mi dicevano eh, però io non ho più una libertà, quando leggo vedo il volto di Barbareschi, tra l'altro ad alcuni è simpatico, ad altri non è simpatico e, e quindi io non sono più libero di, come dire, di, di pensare a soneri come, come, come pensavo prima. È come quando tu senti una persona più volte al telefono, te la immagini in un modo, poi quando la vedi dici ah ma io me lo immaginavo diverso. È un po' così, no? la lettura di un libro e l'immaginazione di un personaggio rispondono un po' a questa, a questa legge qua, per cui quello che succede è esattamente quello. Poi l'altra cosa è che siccome la televisione eh, arriva nelle case di milioni di persone, quel personaggio, Sonere in questo caso, diventa un personaggio dell'immaginario collettivo, l'autore scompare, schiacciato dalla... Da, dalla eh, popolarità del personaggio, pochi si, si sanno che viene da, da una anche Camilleri che pur vendeva tanti libri, però è diventato molto famoso quando fece la pubblicità della Fiat. Quando c'è cioè, lui che fumava no? che, eh, e quindi. Questo per dire come c'è uno squilibrio, ci sia uno squilibrio enorme tra la potenza di, di popolarità che può avere un mezzo come la televisione e invece la diffusione, ahimè, in questo paese scarsa della lettura. E a proposito di lettura, io, se tu sei d'accordo, chiuderei con, la, come promesso, con la prima pagina del Giorno della Civetta. Eh, pagina memorabile di un libro memorabile però prima di eh, concludere con la lettura ti chiederei di eh, indicare alle ragazze e ai ragazzi un noir da leggere italiano straniero quello che ma oltre a quelli che abbiamo citato direi eh, direi di leggere i contemporanei adesso fare dei, dei... Dei, suggerire dei titoli precisamente, per esempio, potremmo, potrebbero benissimo leggere qui a Bologna eh, la serie scritta da Machiavelli Guccini, che parla anche di questo, di questo territorio, parla molto dell'Appennino, per esempio. E penso che ci si ritrovino, è una lettura abbastanza semplice, abbastanza. Agevole e al tempo stesso forse descrive una geografia che è molto comune a, a chi abita in questa provincia. Allora concludiamo con la eh, prima paginetta del giorno della civetta. L'autobus stava per partire, rombava sordo con improvvisi raschi e singulti, la piazza era silenziosa nel grigio dell'alba, sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle. Panelle, calde panelle, implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio gittò sulla piazza Colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista un momento e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro che stava per saltare sul predellino restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò, la faccia gli era diventata color di zolfo, tremava. Il venditore di panelle, che era a tre metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse, l'autista era come impietrito, la destra sulla leva del freno e la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo. Disse, L'hanno ammazzato, si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli e bestemmiò ancora. I carabinieri, disse l'autista, bisogna chiamare i carabinieri. Si alzò ed aprì l'altro sportello. Ci vado, disse il bigliettaio. Il bigliettaio guardava il morto e poi i passeggeri. C'erano anche donne sull'autobus, vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca pesantissimi e ceste piene di uova. Le loro vesti stingevano odore di trigonella, di stallatico, di legna bruciata. Di solito la stimavano e imprecavano. Ora stavano in silenzio, le facce come dissepolte da un silenzio di secoli. Chi è? domandò il bigliettaio, indicando il morto. Nessuno rispose. Il bigliettaio bestemmiò. Era un bestemmiatore di fama. Tra i viaggiatori di quell'autolinea, bestemmiava con estro. Già gli avevano minacciato licenziamento, che tale era il suo vizio alla bestemmia, da non far caso alla presenza di preti e monache sull'autobus. Era della provincia di Siracusa. In fatto di morti ammazzati, aveva poca pratica. Una stupida provincia, quella di Siracusa. perciò con più furore del solito bestemmiava. Vennero i carabinieri, il maresciallo nero di barbe di sonno. L'apparire dei carabinieri squillò come allarme nell'etargo dei viaggiatori, e dietro al bigliettaio, dall'altro sportello che l'autista aveva lasciato aperto, cominciarono a scendere. In apparente indolenza. Allontanavano verso i margini della piazza e dopo un ultimo sguardo svicolavano. Di quella lenta raggera di fuga il maresciallo e i carabinieri non si accorgevano. Intorno al morto stavano ora una cinquantina di persone, gli operai di un cantiere a scuola, ai quali non pareva vero di aver trovato un argomento così grosso da trascinare nell'ozio delle otto ore. Il maresciallo ordinò ai carabinieri di far sgomberare la piazza e di far risalire i viaggiatori sull'autobus. I carabinieri cominciarono a spingere i curiosi, Verso le strade che intorno alla piazza si aprivano spingevano e chiedevano ai viaggiatori di andare a riprendere il loro posto sull'autobus. Quando la piazza fu vuota, vuoto era anche l'autobus. Solo l'autista e il bigliettaio restavano. Stupenda rappresentazione del silenzio dell'omertà. Bene, io eh, ringrazio Valerio Varesi di quello che ci ha detto, credo proprio che sarà utile ai ragazzi e alle ragazze che ascolteranno questa registrazione, ringrazio la scuola e il tecnico Roberto Roppa che ha seguito questo incontro. Grazie anche da parte mia.